Intorno alle potenzialità
potenzialità del parto stesso, ho trovato una interlocutrice non solo attenta, ma io direi protagonista dello sviluppo che a quell'iniziativa si poteva dare. Expo 2015 ha un titolo, Nutrire il pianeta, un titolo che rimanda a tutta l'attività di ricerca, di miglioramento sotto il profilo agroalimentare, sotto il profilo della zootecnia, sotto il profilo della ricerca. Credo che il Parco Tecnologico Padano, per l'attività che realizza, può svolgere un ruolo importante e significativo in quel contesto. Per cui davvero oggi per noi è un'occasione importante, l'occasione in cui salutiamo la città di Milano, la città capoluogo di tutta la regione, questa grande città che anticipa spesso le linee di innovazione che il paese poi realizza. Salutiamo il sindaco Moratti e lo salutiamo molto volentieri e la ringraziamo per questa presenza, che sia nella defensione non è facile, un sindaco di una città così importante ci rechi, sentiamo anche le difficoltà che ci sono sotto il profilo della logistica, dell'organizzazione della giornata, che si rechi nelle città a firmare protocolli di questo tipo, ma credo che questo dia il senso di una sensibilità che Letizia Moratti ha nei confronti delle città italiane lombarde, perché credo che sia il modo migliore per interpretare il ruolo di sindaco di una città davvero così significativa, così apprezzata sulle linee più importanti che poi gli enti locali realizzano nel nostro paese. Quindi davvero grazie per la sua presenza, grazie per questo accordo che si realizza, starà a noi poi essere capaci di trasformare le linee, le prospettive contenute nell'accordo in un'agenda di impegni di lavoro che dovrà interessare la città di Lodi, l'intero territorio, il Parco Tecnologico Padano, ma sappiamo anche di avere Letizia Moratti, un interlocutrice molto attenta, ma anche in altre persone, vedo il professor Smith, vedo il professor Rossi Bernardi, che conoscono la realtà di Lodi, sappiamo dell'oggettività del ruolo che devono svolgere, però di poter contare anche su amici che sono attenti e che sono anche, come dire, che hanno conosciuto anche la realtà di eccellenza che lì si svolge. Quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare bene, sta a noi per consentire di trasformare queste potenzialità in fatti concreti. Lascio la parola al sindaco Moratti.